Buongiorno Giuseppe Conte. Buongiorno, buongiorno a lei. La vorrei correggere, non ho trovato un nuovo lavoro, ma un impegno, per me un impegno anche civico che avrà un tempo ovviamente, perché lei sa che noi, per noi è un servizio temporaneo, quindi sicuramente sì, un nuovo impegno più che un nuovo lavoro, mi considero professionista della politica. Era riferito appunto al cambio radicale di vita, di fatto, rispetto quello a quello sì, che ha fatto prima. Sì. Le manca un po' essere presente al Consiglio? Quando passa davanti no, a Palazzo assolutamente Chigi? No, guardi, è un lavoro così impegnativo, e come l'ho vissuto io, cioè lavorare 24 ore, poi in tempi così duri, è così usurante, diciamo, che mancarmi no. Come sempre ho cercato di farlo con disciplina e onore, questo sì. Questo sappiamo, ma allora ha ragione Silvio Berlusconi quando ha detto che Draghi forse l'ha visto, era un po' stanco di fare il Presidente del Consiglio, o era una cosa velenosa che ha detto? Ma guardi, non entro nel merito di questa valutazione personale del Presidente Berlusconi. Dico semplicemente che sicuramente il Presidente Draghi ha colto il pretesto per assegnare delle dimissioni, no? Quando noi abbiamo dato la mancata, non abbiamo partecipato al voto su quell'inceneritore, quella norma voluta fortemente dal PD, e a quel punto lì ne ha tratto il pretesto sicuramente per delle dimissioni, perché il nostro non era tecnicamente un voto di sfiducia. Dopodiché, insomma, lasciamo che Draghi risponda delle proprie azioni. No, certo, quindi per lei è stato un pretesto, ma non, vista la situazione e il quadro attuale, adesso andremo a parlare anche di quello che è successo ieri, la rottura di Calenda, gli scenari che eventualmente si aprono, ma lei come presidente del Movimento 5 Stelle... diciamo, c'era un'esperienza di governo con il Partito Democratico, un'alleanza, chiamiamola, insomma, progressista, è tutto franato a causa di un inceneritore, del progetto di inceneritore a Roma, mentre sappiamo che di inceneritori in giro per l'Italia ce ne sono decine. Che dice Presidente? Sì, ma non ne stiamo costruendo, almeno con noi non ne abbiamo costruiti di nuovi. Vorrei ricordare che nel programma del Conte 2, al punto 9, quindi concordato tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, c'era assolutamente no alla nuova costruzione di inceneritori. Quindi a questo punto di vista era una scelta di transizione ecologica chiara, coerente e precisa, come abbiamo sempre detto no a nuove trivellazioni. Per noi l'obiettivo è investire massicciamente nelle rinnovabili. La tutela dell'ambiente non è una moda, non è uno slogan, ne siamo sempre stati conseguenti. Il PD ha fatto scelte completamente diverse, lo abbiamo visto, ha parlato di un'agenda Draghi, anche se immagino che adesso inizierà a riposizionarsi a seconda dei sondaggi, ma di fatto agenda Draghi e metodo Draghi non prevedevano ovviamente quello che è stato il nostro obiettivo per la tutela dell'ambiente, come pure sono stati queste agende molto poco attenti alle questioni sociali prioritarie che noi abbiamo posto nell'interesse dei cittadini. Adesso parliamo del vostro programma, ovviamente le faccio ascoltare quello che ha detto ieri sera Enrico Letta al TG1 dopo la rottura dell'alleanza da parte di Carlo Calenda. Sul 5 Stelle è stato Conte a far cadere il governo Draghi, si è assunto un'enorme responsabilità e per noi questo è un fatto conclusivo. Un fatto conclusivo, come risponde Presidente Conte? Allora, che Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle si assumono sempre la responsabilità dei loro comportamenti. Abbiamo presentato un'agenda sociale, volevamo discuterla, il Presidente Draghi non l'ha voluta discutere, però vedo che sfugge invece il PD alle proprie responsabilità. Il colpo di pistola l'ha innescato il PD con quella norma che non c'entrava nulla nel decreto aiuti, una norma che ha fortemente voluto, non l'ha voluta riformulare, non l'ha voluta stralciare, ha voluto la fiducia su quella norma. Si assumono anche loro la responsabilità, basta ipocrisie con i radioascoltatori e i cittadini che ci ascoltano. Però lei sa benissimo che, ribadisco la questione dell'inceneritore, c'è una questione dell'inceneritore che è importante, fondamentale, è una questione di principio nei programmi, però in questo momento questo sistema elettorale, e non solo, premia le coalizioni che sono unite. Diciamo che io vedo molto improbabile che la coalizione di destra non riesca
a vincere le elezioni, cioè mi sembra molto probabile che le vinca, e forse le vinca anche con un grande margine. Non c'è un rimpianto da parte vostra, poi il PD ha le sue responsabilità, ma da parte sua non c'è un rimpianto di trovarsi ora, dal vostro punto di vista, in questa situazione in cui nel prossimo Parlamento, poi correndo presumibilmente da soli, vi ritroverete in una situazione decisamente diversa rispetto a quello che è successo nell'ultima legislatura come numeri parlamentari? Guardi, sicuramente c'è troviamo incomprensibile il comportamento del PD, il disastro politico che sotto gli occhi lo stiamo vedendo in questi giorni, questi balletti elettorali, queste ripartizioni di collegi che saltano, veti incrociati, giravolte. Quindi questo assolutamente, io assisto attonito a tutto questo spettacolo, e certo non mi sarei mai augurato questo spettacolo dopo aver, ripeto, lavorato e reduce da una esperienza di governo al Conte 2 che giudico molto positiva, perché abbiamo continuato a riformare il paese. Detto questo, l'offerta del centrodestra è un'offerta veramente debole, quindi io non ne faccio un pregiudizio ideologico contro Fratelli d'Italia in particolare o questa destra. Ne faccio proprio una questione di insostenibilità, scarsa plausibilità. È il campo dei miracoli, no, per quanto riguarda le loro proposte. Sì. Sono già partite adesso le televendite. Certo, no? Adesso ne parliamo, però per chiudere il capitolo 5 Stelle Partito Democratico, niente, c'è un muro divisivo che in questo momento non si riesce ad abbattere, e così non c'è qualche minima possibilità che torniate a dialogare in vista delle elezioni? Guardi, noi siamo gente seria, siamo persone serie, siamo persone, anche io l'ho detto, non siamo professionisti della politica, i giochetti, i balletti, gli scarichi di responsabilità a noi non piacciono, ci assumiamo tutte le responsabilità dei nostri comportamenti, delle nostre iniziative politiche, delle questioni politiche, sociali, ambientali che abbiamo posto, le riproponiamo ai cittadini in questa campagna elettorale, andiamo orgogliosamente da soli. Però attenzione, da soli in termini di alleanze, ma per quanto riguarda invece, le assicuro che non siamo soli per quanto riguarda le nostre aperture, per quanto riguarda i temi, hanno un grandissimo riscontro tra i giovani nella società civile, i mondi, soprattutto quelli sensibili all'ecologia, ai temi dell'ambiente, alle tematiche sociali, che ovviamente ci stanno prestando tanta attenzione. E ne riparliamo tra pochissimo, Presidente Conte. Parlando del programma del Movimento 5 Stelle, allora, è stato fondamentale negli anni precedenti il reddito di cittadinanza. Adesso, insomma, mi sa che ci sarà da difenderlo con le unghie e con i denti, se ci riuscirete, insomma, in Parlamento nella prossima legislatura. Insomma, se va la destra, il centrodestra al governo, lo vedo molto a rischio il reddito di cittadinanza. Giorgia Meloni l'aveva definito metadone di Stato. Cioè, in pratica ha detto che le persone che non hanno di che sopravvivere sono dei tossicodipendenti. Io credo che quando un esponente politico si esprime in questi termini, abbia questa concezione nei confronti di coloro che sono in difficoltà, di coloro che dovrebbero essere i primi ad essere aiutati, non i grandi esponenti dei gruppi industriali, non i grandi esponenti dei potentati finanziari ed economici, credo che non abbia l'idoneità, non sia idonea a governare il paese. Ecco, per queste ragioni io non credo, e non voglio fare appelli contro il rischio dell'onda nera che marcerebbe sul Palazzo Chigi. Non vede un rischio fascismo? Io sono consapevole dell'humus culturale di Meloni, ma per battere le destre abbiamo necessità di vincere la battaglia delle idee. Ecco, su questo bisogna battere Meloni. Ecco, allora, il reddito di cittadinanza che si espone in questi termini e che non comprende che anche per la coesione sociale non comprende l'importanza di un sistema di protezione per i più vulnerabili, deboli, gli emarginati, non è idonea a governare. Ma, appunto, su questo terreno la voglio battere. Il 5 Stelle ha avuto grande consenso anche grazie all'idea di introdurre un reddito di cittadinanza. Adesso qual è una nuova proposta? Lo sa che in politica, insomma, le idee vecchie vanno bene, vanno mantenute, quello che è, però insomma, servono nuove proposte. Cosa propone adesso? Guardi, noi non partecipiamo alle televendite, al campo dei miracoli. Noi offriamo assolutamente una battaglia, di combattere una battaglia con le unghie e coi denti per il lavoro, contro il lavoro precario sottopagato. Vogliamo un salario minimo legale di 9 euro l'ora per 4 milioni e mezzo di lavoratori. Basta anche la giungla di contratti da un giorno, da una settimana, basta tirocini, stage gratuiti.
e vogliamo sostegno ai giovani sull'acquisto della prima casa con mutui agevolati, vogliamo sull'ambiente un programma. Quindi basta tirocini e stage, cioè non, in che modo verrebbero, sarebbero... Una nostra proposta di legge che già ce la porteremo avanti. I tirocini, quelli curriculari in particolare, gratuiti, non sono ammissibili, non si può sfruttare la manodopera giovanile, quindi abbiamo previsto, cioè, una soglia minima di retribuzione, anche per i tirocini. Capito. E poi ancora ambiente, programma massiccio per le rinnovabili e ancora rinnovabili, basta ricette del passato a base di fossili, trivelle, nucleare. E poi mi permetta, per le donne, questo paese deve fare ancora tanto per la parità vera, quindi quella salariale, e poi l'uguaglianza tra le mamme e i papà. È per questo che vogliamo istituire per legge l'uguaglianza del congedo parentale, in modo che anche i papà possano affiancare le mamme per crescere, sì, un bambino. Presidente Conte, candidature per chiudere. Allora, ieri l'ex sindaca di Torino Appendino ha annunciato la candidatura. Virginia Raggi, ex sindaca di Roma? Virginia Raggi è tecnicamente rientra nel vincolo del doppio mandato, perché a questo terzo mandato, sì, c'era un mandato zero per quanto riguarda i consiglieri comunali. Però voglio dire, ne parlate come se non stesse facendo nulla di importante. Virginia Raggi era presidente della commissione dell'Expo, quindi un importante incarico, ed è ovviamente fortemente impegnata per condurre le battaglie del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di Roma, quindi la descrivete come se fosse senza un impegno. No, era semplicemente una domanda sulla candidatura. Alessandro Di Battista sarà candidato? Alessandro Di Battista, voglio dire, non si è iscritto in questo momento al Movimento 5 Stelle, sapete che con lui abbiamo uno scambio e non credo che voglia partecipare a queste parlamentari, e non credo che voglia rientrare in questo momento nel movimento. Se lui ovviamente vorrà farlo, ne parleremo, perché l'ho sempre considerato un interlocutore leale e privilegiato. In questo momento siamo sul no, diciamo. Ho letto della possibile candidatura dell'ex procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, conferma? No, guardi, io non confermo nulla, perché quando presenteremo le liste. Capito. E poi a quel punto lì va bene. Poi confermeremo tutti. Le liste verranno studiate con Beppe Grillo, anche le deciderete insieme? Guardi, le liste, per quanto riguarda la presentazione delle liste, è compito esclusivo del leader politico, cioè diciamo proprio una prerogativa statutaria, ma sicuramente con Beppe Grillo ci sentiamo sempre, anche perché anche lui ha un compito importante, cioè lui come garante, di insieme a me garantire che ci siano persone che siano compatibili, pienamente compatibili con i principi e i valori del Movimento 5 Stelle. Presidente Conte, lei ha detto: io resto a capo del 5 Stelle anche se prendiamo il 5%, ma è questa l'orizzonte, diciamo, come cifra? No, però attenzione, sì. Quella innanzitutto era un paradosso, l'impressione di voler essere attaccato a una sedia, a una poltrona, non è assolutamente nel mio stile, nelle mie cose, sì, nella mia sensibilità. Volevo semplicemente dire che avevo detto un'altra cosa, avevo aggiunto che io ci sarò fino a quando potremo combattere, sì, le battaglie per i principi e i valori per cui il movimento è nato, quindi non abbandonerò assolutamente il campo e ci saremo con la massima determinazione, coraggio. Guardi, le dico una cosa: di fronte ai balletti che stiamo assistendo elettorali, di fronte alle spartizioni di seggi, eccetera, noi del Movimento 5 Stelle non stiamo guardando neppure i sondaggi. Vabbè. Quindi le assicuro, noi però siamo molto ambiziosi, perché i cittadini lo sanno bene, i radioascoltatori che adesso ci ascoltano sanno che per combattere le nostre battaglie abbiamo bisogno di grande forza politica. Noi il coraggio, la determinazione ce la mettiamo, chiaro, ma è chiaro che occorre tanto tanto consenso. Grazie Presidente Conte, speriamo di riaverla ancora qui su Radio Capital prima delle elezioni, ci contiamo in qualche modo. Buona giornata, buon lavoro. Grazie davvero anche a voi, buona giornata.